Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro primo tutorial dedicato alle manovre di corda che si eseguono in ambito alpinistico. Abbiamo da poco finito di ultimare questa piccola struttura costituita da un boulder da arrampicata, l'abbiamo costruito noi con travi e pannelli di legno, più un paio di banchi prova per provare le varie tecniche, le varie manovre, che sono costituiti da una simulazione di due soste che abbiamo realizzato inserendo dei golfari nel cemento armato con resina bicomponente, più una corda fissa che abbiamo allestito su uno dei travi della struttura. E questa è la corda che andremo ad utilizzare per provare risalita e discesa a corda doppia. Qui abbiamo allestito un pochino di materiale, qualcosa mi sono già attaccato all'imbragatura, anche se non servirà tutto. Questa sera in particolare vediamo una tecnica di risalita su corda fissa doppia, un pochettino meno utilizzata della classica tecnica con i due nodi autobloccanti Marshall, perché in effetti io ho sempre pensato che la risalita fatta con questi nodi, specialmente nel caso in cui ci si assicuri su un solo Marshall, è un po' pericolosa. Infatti, se dovessimo risalire un lungo tratto di corda, questi nodi possono essere soggetti a uno scioglimento, un leggero scioglimento, una riduzione dell'attrito sulla corda e potrebbero cominciare a slittare lungo la corda. Per cui andiamo a vedere invece come fare questa manovra utilizzando la classica piastrina Gigi con il suo moschettone ovale. E per il pedale utilizzeremo un nodo autobloccante Bachmann, che è un nodo che ha delle proprietà di vantaggi rispetto ai Marshall, perché è un nodo che anche quando viene sottoposto a certi carichi per un tot di tempo è comunque abbastanza morbido da far scorrere avanti e indietro lungo la corda. Per cui un'altra cosa fondamentale è che tutto il materiale che noi utilizzeremo per fare questa manovra è materiale che si ha normalmente a disposizione durante una scavata, sia di una via multi pitch che di una via tradizionale a chiodi. E questo è importante perché in arrampicata è fondamentale poter eseguire tutte le manovre con il materiale che si ha a disposizione per la scalata, senza dover portare attrezzatura in più che aumenterebbe il peso che abbiamo addosso durante la salita. Per cui ad esempio attrezzi come la Jumar o un autobloccante ventrale crawl, che sono molto utili, però andrebbero a gravarci di un ulteriore peso, mentre invece noi riusciamo a fare questa manovra semplicemente con il materiale dedicato alla scavata. Per cui, come prima cosa, andiamo ad allestire il pedale, quindi facciamo il nodo Bachmann. Il nodo Bachmann lo facciamo con un moschettone a ghiera HMS e un cordone di un po' meno di un metro per 8-9 mm di diametro. Infiliamo il cordino nel moschettone e cominciamo a fare delle spire semplicemente facendo passare il cordino dentro la ghiera. Siccome dovremo farne all'incirca 5 o 6 per farlo funzionare al meglio, cerchiamo di risparmiare spazio e farlo il più ordinato possibile. A questo punto vediamo che se noi chiudiamo la ghiera, se noi tiriamo il nodo blocca, però anche dopo aver applicato un carico spingendolo per il moschettone il nodo è molto morbido, cosa che invece con i Marshall dei Prusi spesso non succede. A questo punto colleghiamo al cordino un moschettoncino da sosta con ghiera, che anche se sono omologati per carichi minori rispetto agli HMS vanno comunque benissimo perché verranno sollecitati con uno sforzo di tipo statico. Colleghiamo una fettuccia che costituirà il nostro pedale, chiudiamo le ghiere sempre, andiamo a fare la misura del pedale facendo un nodo
in fondo e un altro nodo un po' più sopra. Questo serve sia per fare il pedale della misura che vogliamo, all'altezza che vogliamo, sia per creare una staffa abbastanza grossa da metterci il piede, ma abbastanza piccola da non farlo uscire fuori. Una cosa di questo genere. A questo punto andiamo a collegare la piastrina all'imbrago. Dopo diverse prove ho notato che il funzionamento migliore è collegando la piastrina il più vicino possibile agli anelli dell'imbragatura, per cui andrò ad attaccare il moschettone HMS non all'anello di servizio ma direttamente ai due anelli principali dell'imbragatura, che è anche più sicuro come cosa. A questo punto prendiamo la piastrina, la mettiamo esattamente davanti a noi, ci passiamo le corde dentro e andiamo a chiudere con il nostro moschettone ovale, avendo cura di mettere la piastrina in modo che il moschettone vada a toccare contro il lato piatto e non contro il lato bombato della piastrina. Questo perché il moschettone qui ha una maggiore tenuta e evita che la corda possa prendere posizioni strane. Per cui andiamo a chiudere. A questo punto ribaltiamo la piastrina e la colleghiamo al nostro moschettone e chiudiamo la ghiera. Ora non rimane che cominciare a mettere in tiro la piastrina, che come vedete in questa posizione è totalmente autobloccante. Dopodiché possiamo sederci sull'imbragatura, infilare il piede nella nostra staffa e cominciare la risalita. È fondamentale per l'efficienza della risalita recuperare la corda mentre ci stiamo alzando e non dopo. Questo agevolerà moltissimo l'operazione di recupero e ci farà risparmiare un sacco di energie. Per cui, pedale su, recupero. Pedale su, recupero. Pedale su. Pedale su, recupero, pedale su, recupero. Qui l'abbiamo fatto circa 4 metri, ma è tranquillamente utilizzabile su un tiro di corda di 50-60 metri. Benissimo, a questo punto vediamo come predisporre la discesa, perché come dicevo prima potrebbe essere che durante la risalita, per qualunque motivo di emergenza, uno abbia la necessità di riscendere. Per cui andiamo ad attrezzare la nostra discesa a corda doppia in sicurezza. Per prima cosa prendiamo una longe, la passiamo mai nell'anello di servizio ma nei due anelli dell'imbrago. Io per comodità ora farò una bocca di lupo, anche se il nodo corretto sarebbe il nodo a cravatta. Però per una questione di semplificazione facciamo la bocca di lupo. Andiamo ad accorciare la nostra longe con un nodo semplice. A questo punto mettiamo un moschettoncino in cima, per comodità lo fermiamo un attimo nel moschettone del Bachmann. Dopodiché prendiamo un altro moschettone HMS e lo mettiamo sotto al nodo della nostra longe. E ci fermiamo un attimo il secchiello, che sarà il nostro discensore per la discesa a corda doppia. Ma andrebbe bene un qualunque discensore, come potrebbe essere un 8 o un'altra piastrina, in questo caso noi addoppiamo il secchiello. Poi vado a fare un nodo Machard tradizionale in questo caso, ci vogliono un minimo di 3 spire
magari ne farò anche 4 per maggiore sicurezza. A questo punto chiudiamo il nodo con un altro moschettone HMS e andiamo a collegarlo questa volta all'anello di servizio. Chiudiamo sempre le ghiere. A questo punto prendiamo un pochettino di corda e predisponiamo il secchiello nella corda. E ne prendo quanta ne serve, tanto poi andrò ad accorciarla dopo. E lo colleghiamo al moschettone e quindi alla nostra manche. A questo punto cominciamo a recuperare un po' di corda nel secchiello per avvicinarlo il più possibile alla nostra piastrina Gigi e lo stesso recuperiamo un po' di corda dal mashup. Ora non ci rimane che metterci in tiro, scaricare il peso sul pedale e in equilibrio sul pedale dobbiamo sganciare il moschettone ovale della piastrina che andiamo immediatamente a riattaccare alla piastrina per evitare di perderlo, ok? Perché dobbiamo fare conto di fare questa operazione appesi in parecchio. A questo punto non dobbiamo far altro che metterci in tiro sul secchiello, avendo cura però di portarci dietro un pochettino il Bachmann, perché altrimenti potremo poi non farcela più a recuperarlo. Una volta che siamo in tiro sul secchiello e sul Marshall, possiamo tranquillamente levare il pedale e smontare la nostra staffa, avendo sempre cura, ecco, vabbè, facciamo finta che non sia successo. Prima togliamo un paio di giri, dopodiché diventa abbastanza morbido da sfilarlo così. A questo punto non mi rimarrà che esercitare una pressione sul mashup e scendere normalmente in corda doppia. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento e di essere stato sufficientemente chiaro. Arrivederci alla prossima puntata.